Una lunga notte dedicata al sociale, alla cultura e al divertimento che unirà in ben 203 appuntamenti tutta la Toscana. È la notte rossa dell'Arci in programma sabato 17 gennaio anche in provincia di Pistoia, in 14 circoli del territorio. Da quelli del capoluogo, come il Bugiani, dove si terrà un festival culturale, o il Garibaldi, dove invece è in programma una tombolata stile Berlinguer ti voglio bene. Sino ai circoli di Pescia e di Montale, nel centro della Piana, ad esempio, la serata sarà tutta anni 80. La Notte Rossa è stata presentata al Circolo delle Fornaci, a Pistoia, dove la locale scuola di musica accompagnerà per l'occasione la festa del tesseramento dalle 18.30 con una pericena. È un insieme di eventi in cui tutti i circoli della provincia, ma in realtà tutti i circoli della Toscana, nello stesso momento sono coinvolti a presentare se stessi, presentando tutta una serie di attività che vanno dall'attività classica dei circoli arci fino all'attività dell'associazione culturale, alla presentazione dei libri, serate danzanti, feste, e, fino ad arrivare a festival anche culturali. Dove si festeggia, ma si pensa e si parla. I circoli sono 14 e sono i circoli che in qualche modo noi abbiamo dovuto dare un limite, perché dall'Arci regionale comunque ci hanno chiesto un numero chiuso di eventi, proprio perché insomma i circoli a livello regionale sono 1400, quindi sarebbe stata una cosa ingestibile. Abbiamo scelto, sono proposti 14-15 circoli che hanno aderito, cercando di declinare in qualche modo, o addirittura come in altri circoli come quelle Fornaci, Bugiani, di creare un evento specifico, peculiare per la Notte Rossa. Quello che noi auspichiamo è che in qualche modo questa giornata, questa serata, questa nottata di presentazione, questa nottata in cui noi in qualche modo ci presentiamo, possa rendere in qualche modo anche conto di un'associazione che è un'associazione più che mai viva e vitale, un'associazione davvero che è voce di tutti.